Ciao a tutti, ecco arrivati al momento dell'uscita di Gigaton. Gigaton è stato pubblicato venerdì scorso, tutti abbiamo avuto modo di ascoltarlo, spero tutti approfonditamente, perché era un disco che prima di tutto sono voluti 6 anni e mezzo dal precedente, che è stato il gap più lungo di sempre tra un disco e l'altro dei Pearl Jam. Secondo, perché non c'è molto da fare in questi giorni più di ascoltare il nuovo disco dei Pearl Jam, visto la situazione nella quale siamo, e quindi spero che tutti abbiate comunque la vostra idea sul disco. Io vi dirò la mia, spero di stimolare anche una discussione a riguardo, perché è un disco molto lungo, il disco più lungo mai fatto dai Pearl Jam. È un disco dove le canzoni non sono tantissime, sono 12 per 57 minuti. E ci sono tantissimi testi, cioè i testi di Eddie sono molto lunghi, le canzoni mediamente sono molto lunghe, se si esclude due o tre canzoni in tutto che sono sui 3-4 minuti, quindi uno standard per i Pearl Jam, il resto è tutto dai 5 minuti in su. I Pearl Jam tornano, e prima di tutto la cosa fondamentalmente per approcciarsi a Gigaton è capire che è un disco unico nella discografia dei Pearl Jam. Tutti i precedenti dischi, da Ten fino ad arrivare all'ultimo Lightning Bolt, erano registrati in studio, basilarmente. La band scriveva demo, provava pezzi, poi andavano in studio negli ultimi anni con Brendan O'Brien per registrare i dischi dalla A alla Z. Con Gigaton tutto questo è saltato a livello di tempistica, è salvato a livello di produttore. Qua c'è un cambio di produttore, un Josh Ivan, un ragazzo di Seattle, poco più che quarantenne, che recentemente ha svelato che quando usciva Ten lui aveva 11-12 anni, quindi è anche un grande fan dei Pearl Jam, oltre ad essere il coproduttore del loro nuovo disco. E è interessante perché Josh Ivans in questo disco per me è il sesto membro dei Pearl Jam, ha un'importanza basilare, come per fare un esempio ce l'hanno avuta si chiamano i produttori di Daniel Lanois e l'altro produttore che non è Brian Eno, il grande Brian Eno per Acton Baby. Loro erano quasi componenti gregari della situazione, così come lo è in questo caso Josh Evans, che ha sforbiciato, tagliato, messo insieme, ricomposto nuovamente i pezzi, e quindi si potrebbe dire che è quasi il sesto membro della band. Suona, tra l'altro, su 6 pezzi su 12, quindi su metà disco c'è Josh Evans, soprattutto alle tastiere. C'è pure Brendan O'Brien, che suona le tastiere in 2 pezzi, e questa è la prima grande differenza. La vera differenza in Gigaton è proprio l'approccio che la band ha usato per scriverlo e registrarlo. La band entrava in studio mai unita. Entravano semmai 2 componenti, un giorno andavano Jeff e Matt a provare un'idea, il giorno dopo arrivava Mike che ci aggiungeva un riff, il quarto giorno arrivava Stone e riarrangiava tutto, e poi arrivava Eddie. Quindi è un disco strano per i Pearl Jam, è un disco prima di tutto lunghissimo, perché comunque l'assenza di un vero produttore, perché Josh Evans è sì un fidato tecnico del suono dei Pearl Jam, ma è qui. È la prima volta che produce un disco, è mostruosa la differenza con Brendan O'Brien. Iniziamo col dire che se ci fosse stato Brendan O'Brien, questo disco sarebbe durato indicativamente 42-43 minuti, non di più. Delle canzoni da 6 minuti le avrebbe fatte diventare da 3 minuti e mezzo, quelle da 4 minuti, 2 minuti e mezzo. E va da sé, sarebbe stato segato quasi un quarto del disco in termini di durata. Così non è, perché la band, dopo anni, dopo anche Backspacer e con l'ultimo disco, che solo a tratti sperimentavano, in realtà in Backspacer hanno sperimentato pochissimo, il Lightning Bolt qualcosa, c'era qualche sperimentazione, soprattutto su Pendulum, mi viene da dire.
o anche un po' infallible, insomma qualche pezzo un po' più strano rispetto ai loro canoni. Qui invece si affidano totalmente a un Josh Evans che li ha fatti prima sperimentare in studio insieme a lui a piccoli gruppetti, per poi andare a prendere quello che era stato registrato e sforbiciare un po' di cose. E una cosa molto per dire, 7 o'clock, partiamo dal pezzo che per me è uno degli highlight del disco, poi iniziamo a fare track by track, però per spiegare, 7 o'clock nasce da una jam registrata nel gennaio-febbraio del 2017, quindi all'inizio di questa session del disco, che durava 7, 8, 10 ore. È stato il pezzo che ha richiesto più lavorazione nel corso di questi 3 anni di registrazioni e produzioni, e da quel cumulo di ore che la band aveva registrato, sono andati a sforbiciare e ad attaccare per fare una canzone, per fare 7 o'clock, e questo, il risultato di 7 o'clock quindi è un'enorme jam che è stata sforbiciata. Questo è una cosa che si sente un po' nel disco, nel senso è un po' meno immediato di altri album dei Pearl Jam. E iniziamo quindi con il vero track by track del disco, appunto si inizia con Whoever Said, che è un pezzo molto rock, molto diretto, scritto sia musica che testo da Vedder, si sente ovviamente. E già qui c'è un qualcosa di strano. Prima di tutto, tutto quello che ho detto prima, che è stato sforbiciato, il disco, una cosa e l'altra, qui non vale perché è uno dei pochissimi brani che è stato registrato praticamente in presa diretta in studio. Ed è l'unica eccezione vera e propria di una canzone del disco registrata in questo modo. Si sente che la band è molto live, dal vivo secondo me sarà fantastica, sta qua. E il ritornello ti entra in testa, è molto immediato, quindi il ritornello, il coro entra in testa molto facilmente. È quasi una lettera di intenti nel dire appunto che chiunque abbia detto che è già stato tutto detto e ha rinunciato alla soddisfazione, come per dire non dateci per spacciati, ci siamo ancora ben presenti. Infatti, i Pearl Jam hanno voluto scardinare le regole con questo disco e dopo spiegheremo di più perché. La cosa che già è strana, anche se comunque il pezzo è abbastanza canonico per i Pearl Jam, è la lunghezza. Dura quasi 5 minuti. Le opening track dei dischi dei Pearl Jam mediamente erano 2 minuti e mezzo, 3, ci si esclude Sometimes e Can't Keep. Però per il resto le varie Break Our Fall, Gonna See My Friend, Go, andando più indietro, Last Exit, sono tutte le canzoni, sì rock, sì dirette, ma di 2 minuti e mezzo, 3. Una roba da 5 minuti spiazza un po'. Infatti ho sentito anche che molti fan hanno detto, ma non mi convince, dopo qualche giorno hanno iniziato a essere un po' più convinti del pezzo. Per me è veramente molto bello. Mi ricorda anche certa atmosfera, un po' la Brain of Jay, un po' la Gonna See My Friend anche, però si sente proprio che la band è molto presa, tutti quanti, a partire da Eddie che è molto convinto, un testo bello lungo, bello chiaro, bello diretto, e pieno di metafore, di anche, secondo me è molto, molto riuscito come pezzo. E qui tutto sommato, fino a questo pezzo, insieme al suo fratello, diciamo, che poi è stato il primo singolo che avevamo già avuto modo di parlarne, di Super Blood Wolf Moon, che è la seconda traccia di Gigaton, anche questa, come la prima, composta, sempre Vedder, musica, testi, fa tutto Vedder. È un pezzo anche questo, rock trascinante, diretto, viscerale. Eddie parla di una persona che gli è mancata, della mancanza che prova per questa persona, aggiungendo metafore ogni tanto anche un po' nonsense, termini. Il pezzo, devo dire, quando era uscito non mi aveva colpito particolarmente, forse quando avevo fatto la prima video recensione sembrava un po' più convinto, in realtà non mi aveva convinto particolarmente.
Nell'ottica dell'ascolto del disco, invece, devo dire, funziona perfettamente. Si lega benissimo a Where I Said, si lega benissimo alla successiva Dance of the Clairvoyants e inizia ad avere un certo senso. Dal vivo sono sicuro, è un pezzo molto facile anche da suonare. L'altro giorno ho provato a farlo io con la chitarra acustica, non sono un grande chitarrista, quindi sono riuscito io, non è un pezzo molto difficile, però è un pezzo che arriva, ci vuole un po', è un pezzo strano. Sempre Josh Evans, a proposito, Josh Evans, tra l'altro, tranne qualche comparsa tipo di Eddie e Jeff in un podcast di Bill Simmons la scorsa settimana, in realtà chi ha fatto le interviste per questo disco è Josh Evans, incredibile. Brandon O'Brien, mi ricordo due o tre interviste, se le ha fatte. Josh Evans è praticamente colui che sta spiegando al mondo Gigaton. Lui però, essendo un produttore, svela delle cose che sono veramente interessanti, soprattutto per i nerd, diciamo, delle canzoni dei Pearl Jam, per i super fan. Di questo ha svelato per dire che per molto tempo Eddie considerava il coro il verso, mentre la strofa era il coro. Non so se è chiaro la cosa. Non era ben chiaro dove era il coro, dove era il verso, dove era il verso, dove era il coro. E in effetti la metrica di tutta questa canzone, anche se subito uno può dire sia la classica canzone rock dei Pearl Jam, un po' punk, c'è qualche riffone alla Jack White, per dire, una ritmica un po' alla Queen of the Stone Age, però c'è qualcosa di strano, ed è questo lo strano, che non c'è un ritornello forte che esplode, ma bensì è tutto amalgamato come se fosse un testo dove le regole base della canzone rock non vengono rispettate. Proprio per questo è interessante notare che in tutto il disco, per la prima volta nei Pearl Jam, perché anche in dischi più ostici come Binaural o Riot Act c'erano canzoni, non tutte ovviamente, alcune canzoni che erano già dei classici dei Pearl Jam, super mega ritornello da cantare. In questo disco all'inizio, soprattutto quando, non so quante volte lo abbiate già ascoltato, ma soprattutto nei primi ascolti, non ci sono dei cori immediati da cantare a squarciagola, tranne qualche eccezione. Anche questo è come se avessero voluto fare un passo indietro, fare un passo indietro, non indietro, anzi un passo avanti, indietro nel frenarsi da fare le canzoni facili e un passo avanti nello sperimentare, che intendiamoci, Gigaton non è l'equivalente di Kid A nella produzione dei Radiohead, per fare un esempio abbastanza vicino a noi, 20 anni fa, comunque insomma abbastanza vicino a noi. Però è un disco dove la band, insomma, a 55 anni mediamente di ogni componente della band, che più che meno, generalmente si va un po' col freno tirato, si va a fare delle cose che si sono già fatte da giovani, emulandosi, autoplagiandosi, autoemulandosi e spesso ottenendo effetti che sì, ti fa venire un sorriso perché dici, oh, ma guarda, sono sempre loro. In realtà sono poche le band che arrivate a questi anni, perché quest'anno sono 30 anni, per esempio, che sono in giro, abbiano ancora una voglia di sperimentare. In questo disco, negli ultimi due dischi, tranne un paio di momenti, sembrava che la voglia di sperimentare della band fosse andata nel letto a dormire per sempre. In questo disco, nonostante non sia, l'equivalente di un Kid A, è forte la voglia di sperimentare. Ovviamente la voglia di sperimentare in una comunque band rock come sono i Pearl Jam a volte può portare a risultati più o meno azzeccati. E questo disco ha alcuni momenti più azzeccati, alcuni momenti poco azzeccati. Diciamo tutta la facciata A, quella che inizia con Whoever Said, finisce con 7 o'clock, secondo me è praticamente perfetta, perché appunto, come dicevamo, Superblood, Wolf Moon si collega perfettamente a Whoever Said e comunque è promossa anche a livello nell'ascolto integrale di Gigaton,
punto in più se lo prende secco proprio Super Blood Wolf Moon. Dance of the Clairvoyants per me rimane uno dei pezzi più belli, non di Gigaton, dei Pearl Jam, perché la band qua che è davvero sperimenta, è proprio il pezzo più sperimentale del disco, non c'è nient'altro così di sperimentale. E la band cambia gli strumenti, quasi nessuno suona il suo strumento di base, Stone suona il basso, Jeff suona la chitarra, le tastiere, Mike è arrivato dopo con questi riff alla Gang of Four, che ne ha aggiunti in un secondo momento, Eddie ispiratissimo, ecco un testo questo non diretto, ma uno dei testi più ispirati di sempre di Eddie Vedder, secondo me, e fotografa proprio la voglia di andare avanti e non soffermarsi mai solo sul presente, ma guardare al futuro anche. Ed è fantastica, l'avevamo già video recensita, non sto a parlarne troppo perché dopo vi metterò nella descrizione di questo video il link diretto a Dance of the Clairvoyants, però per me è uno degli highlight del disco e uno degli highlight, la butto lì, di tutta la carriera dei Pearl Jam, perché dopo 30 anni è molto difficile cambiare così le regole. A proposito, certo, quando uscì questo singolo in gennaio, molta gente era preoccupata che tutto il disco sarebbe potuto essere così, seguendo queste coordinate un po' elettroniche, con degli innesti chitarristici post-punk. No, il disco non è così, come ho detto prima. Questa è la canzone più sperimentale, una delle più riuscite del gruppo nel disco, però non c'è niente che può assomigliarsi neanche lontanamente a Dance. Dopo Dance arriva Quick Escape, che è stata scritta da Jeff Ament, che è un po' il padrone del disco, insieme ovviamente a Eddie Vedder, perché comunque Eddie Vedder, passano gli anni e più comunque è la figura predominante del gruppo, se non altro perché lui è il cantante, in una band rock la prima cosa che ti arriva è la voce del cantante. Però questo è un disco veramente, in molti dicono che ci sentono troppo l'esperienza solista di Eddie. Io devo dire che ce la sento invece pochissimo, tranne per due episodi, o meglio uno, che è nella seconda facciata e ci arriveremo dopo, e un'altra canzone che chiude il disco, ma ci arriveremo dopo. Quick Escape è un viaggio. E intanto su un'ossatura molto rock, molto zeppeliana, è un viaggio tra i lidi musicali che hanno i Pearl Jam, si citano direttamente i Queen e Freddie Mercury, si cita Kashmir appunto dei Zeppelin, e si arriva addirittura Eddie cita per la prima volta Jack Kerouac, che comunque nel 96 Eddie recitò una poesia di Jack Kerouac per un tributo Kick Joy Darkness, che si chiamava Hymn, e è una delle figure che più ha ispirato Eddie, ma non l'aveva mai nominato in nessuna canzone. Per me, da grande fan di Kerouac, è una cosa grandiosa, il pezzo è bellissimo, è uno dei pezzi che subito hanno intrigato e hanno conquistato da subito tutti i fan. Forse i Pearl Jam avrebbero, per star tranquilli i fan, avrebbero dovuto buttare fuori come primo singolo Quick Escape, che così nessuno andava in paranoia, anche se però per me Dance è superiore a Quick Escape. Quick Escape è un viaggio appunto verso i lidi musicali dalla band più amati per approdare a Marte. E in questo viaggio che è sensazionale, tra l'altro il gruppo ha pubblicato anche solo qualche giorno fa un videogame ispirato a Space Invader, molto interessante, cercate la novità su Pergamo Online, è molto molto bello l'idea, non c'entra assolutamente niente col pezzo, nel senso, vabbè, è una pubblicità che hanno fatto al pezzo, però veramente azzeccato, molto retro, perché Space Invader
Come ricorderete, andava forte negli anni 80, anche se il videogame è del 78, se non mi sbaglio. Quick Escape è senz'altro un altro degli highlight del disco, insieme a Dance, perché riporta fuori l'anima più rock e viscerale, sanguinea dei Pearl Jam. Il coro si riaggancia con la prima produzione, volendo, si può riagganciare con la prima produzione dei Pearl Jam, alcuni hanno trovato assonanze con Ten. Io no, onestamente, però capisco che è uno di quei ritornelli, ecco una delle poche eccezioni di ritornello che ti arriva, il coro ti arriva subito, dritto in faccia, boom. Gli strumenti sono suonati come ogni fan vorrebbe che suonassero molte canzoni dei Pearl Jam, secca, diretta, con molto groove, molto molto bella. Non è lunghissima, questo è uno dei pezzi più corti, mi sembra sui 4 minuti. E anche qua per dire, Jeff, ecco che qua già manda in loop una batteria che si sente sotto e già è un piccolo esperimento in una canzone che comunque si può considerare canonica per i Pearl Jam, nel loro rock canonico. Brendan O'Brien qui suona la tastiera. E quindi anche Brendan è importante. Dopo Quick Escape c'è All Right. All Right è un pezzo scritto testo musica da Jeff. Non appena parte il pezzo è ovvio che è scritto da Jeff, perché quando in un testo si trovano vedo cerchi, tutte queste cose, queste figure un po' eimentiane, non ti sbagli che il testo è di Jeff. La musica anche è molto simile a certe ballate che sono presenti nei suoi tre dischi solisti. L'atmosfera ricorda da vicino Heaven Hell, che io vi avevo già detto nelle vecchie recensioni, video recensioni di ascoltarvi, se vi era per caso sfuggito, comunque che non, se non l'avete ascoltato bene a suo tempo, perché c'è molto Heaven Hell in Gigaton, tantissimo, è per quello che io, a parte Vedder, reputo Jeff il vero altro componente più in risalto dell'intero disco. All Right è una ballata molto strana perché viene introdotta da una kalimba suonata da Jeff che va avanti per tutto il pezzo. Sotto c'è una batteria programmata che può ricordare certe cose di Björk ed è una cosa molto affascinante, non inedita. La canzone ha un mood che cioè, si capisce che sono i Pearl Jam, la voce di Eddie è il primo molto vicina all'ascoltatore, arriva d'impatto, però è un pezzo un po' strano, nel senso che può ricordare i Grizzly Bear, che è una band di quelle che piacciono molto a Grizzly Bear, poi, che è una di quelle band che piacciono molto a Jeff. A me personalmente ha ricordato gli episodi più intimi dei Grand Eddie. E assolutamente molto bella il testo, poi ripeto, si capisce benissimo che di Jeff, grazie a immagini evocative, riesce a tirare fuori un immaginario che è fantastico. Il concetto base è ok anche trattenersi verso il mondo esterno, a volte non c'è bisogno di essere sociali, ed è molto strano in questo periodo, ma è così. Non c'è alcun problema a stare da soli, a sentire semplicemente il cuore che batte. Non vado avanti, altrimenti mi commuovo. E quindi 7 o'clock. 7 o'clock è affidata alla chiusura del primo lato del disco. 7 o'clock è probabilmente l'highlight di Gigaton. Non voglio dire che sia la mia canzone preferita e alla fine ognuno avrà la sua. Però per come è strutturata, per come è stata creata, per il testo. Il testo arriva a citare, a fare un gioco di parole tra toro seduto e cavallo pazzo e poi va a dare dello stronzo seduto a Donald Trump. Trump già, tra l'altro, e mi riaggancio a Quick Escape, già citato anche in Quick Escape, che loro
scappano dal pianeta Terra per andare in un posto che non sia già stato fottuto dal presidente americano. Apro e chiudo parentesi prima di immergerci in 7 o'clock. Questo è un disco abbastanza politico, non dico molto politico perché sarebbe forse sbagliato, Riot Act è il vero disco politico dei Pearl Jam, ma è molto più politico di quello che non può sembrare a un primo impatto. Anche in All Right, Jeff, per dire, nel testo dice: non c'è, è ok disobbedire alle regole del governo. Nell'ultima River Cross, anche lì poi ci arriveremo, anche Eddie ancora lì parla del governo. Insomma, è un disco che si vede, è il primo disco inciso dai Pergenda quando quel coglione di Trump è andato a sedersi alla Casa Bianca. Era impossibile che i Pearl Jam non affrontassero un nuovo disco con Trump nella testa. Non mi aspettavo dei riferimenti così diretti, soprattutto da parte di Eddie, perché quello di Jeff è un po' più gelato, un po' più oscuro, soprattutto da parte di Eddie nell'affrontare proprio boom, di petto, cioè dar dello stronzo seduto al presidente americano. Dici: wow, è tosto qua. Ho apprezzato tantissimo questa cosa. 7 o'clock è una lunga, lunghissima ballata, sfora i 6 minuti. Vedder non ha mai cantato più springsteeniano di così. Mi ricorda un po' The Promised Land come pezzo. Mi ricorda ovviamente Pink Floyd, che ho già letto in tutte le recensioni, giustamente il ritornello ricorda una nota canzone dei Pink Floyd, peraltro coverizzata sia da Edin Solista sia dai Pearl Jam, quindi le coordinate musicali non le sto neanche a dire perché sono quasi scontate in questo pezzo. È la bellezza del tutto, qua si sente moltissimo la produzione di Josh Evans, si sente il suono che è clamoroso, aperto. Ascoltatelo forte, in casa, in auto, ascoltatela forte questa canzone, soprattutto nella seconda parte ci sono dei momenti, sono grandiosi. Dal vivo probabilmente il pezzo cambierà un pochino, sarà un po' più semplice, sarà un po' più simile a Light Years. 7 o'clock mi ricordo per certi momenti, anche in certi momenti mi ricorda Light Years come concetto, perché è un mid-tempo comunque. E dal vivo secondo me 7 o'clock tornerà a essere un po' più un mid-tempo. È molto interessante vedere le tastiere, sono suonate da Eddie, è la prima volta che Eddie suona proprio tutto in un pezzo le tastiere. E infatti quando faceva la cover di Comfortably Numb suonava anche lì appunto la tastiera. Questo per me è l'highlight del disco, non c'è niente di migliore in questo disco, perché si arrivano a livelli di lirismo totali. La musica è spaziale, la band suona veramente, ognuno è ben preso da tutti gli strumenti che sta suonando, e il bridge della band, il bridge a un certo punto che si sente quello che sta suonando il gruppo è inciso in studio, è una delle poche eccezioni di canzoni incise in studio tutti insieme, e secondo me si sente. Si sente anche appunto la produzione di Josh Evans, e qua ecco per dire, un Brendan O'Brien avrebbe segato il pezzo dopo 4 minuti. La parte per me più bella è l'ultima, quando Eddie canta Must Be Done, Must Be Done, che per me è fantastica, va avanti così 1 minuto e mezzo però. Brendan l'avrebbe sfumata, sarebbe stato il fade out clamoroso, tipico. Odiato ormai da me, di Brendan O'Brien, che dicevi: bello, bellissimo, ma aspetta, sfumava, e dicevi: cavolo, ma come se n'è andata a finire? Josh Evans ti fa capire in questo disco come vanno a finire le canzoni. Ecco, questa è la differenza in poche parole tra quello che è stato prima di Pearl Jam e quello che è dopo. Quello che è adesso, non dopo, quello che è adesso, cioè capire esattamente come finiscono le canzoni.
Perché senza nulla togliere a Brendan, Brendan ha fatto un lavoro, ha fatto dei capolavori con Hyper Jam, ha fatto dei dischi di transizione con Hyper Jam, è un grandissimo produttore, non voglio adesso sembrare un irriconoscente di O'Brien, O'Brien è un grande. La band per cambiare aveva bisogno però di cambiare anche produttore, io lo sostenevo da anni, loro sostenevano da anni che Brendan O'Brien era quello giusto, Backspace e Lightning Bolt sono lì. Decidete voi se è meglio questo. Io per dire, a me piacendo molto anche Backspacer, ancora di più Lightning Bolt, Backspacer è un disco un po' facile, mentre invece Lightning Bolt, secondo me è un bel disco, benché in molti adesso dicono Gigaton è un gran disco perché Lightning Bolt è un disco di merda. No, per me non è un disco di merda, è un bel disco dei Pearl Jam. Gigaton è più a fuoco per certe cose, non per tutto. Per dire, il 7 O'Clock, sebbene il testo sia molto bello, forse qualcosina l'avrei sforbiciato un pochino, fossi stato Nelly. È molto prolisso in questo disco, non è mai stato così prolisso. Può essere bello e può essere ogni tanto che stanchi un pochino, perché ci sono veramente tante parole da memorizzare. Però, detto questo, sono dei testi per me fenomenali. Appunto li trovate tutti tradotti anche sul nostro sito. E ascoltatelo con i testi tradotti, soprattutto se non avete una padronanza estrema con l'inglese, perché ci sono anche molti giochi di parole, molte cose molto interessanti che io prima di leggerli me li ero persi totalmente. Quindi leggeteli. Never Destination invece apre la seconda parte di Gigaton. Never Destination è uno di quei pezzi che dici, ci stanno, potrebbero non aver mai inciso e nessuno probabilmente se ne sarebbe accorto, però c'è, esiste. Quindi, visto che esiste, noi dobbiamo parlare. Non voglio essere troppo cattivo con Never Destination, però Never Destination è un pezzo di quelli facili facili che Eddie lo scrive in 5 minuti. La parte più bella, e in questo caso, meno male che non c'è Brendan O'Brien, è proprio l'ultima parte quando parla di questa ragazza che faceva parte di una rock and roll band su un ritmo che ricorda molto Listen to Your Heart di Tom Petty. Eddie canta come Tom Petty ed è il tributo in disco più vicino al rocker della Florida che Eddie abbia mai composto. Il pezzo è molto semplice musicalmente, secondo me. C'ha qualche cambio, variazione di ritmo in più, ma sebbene che qualcuno, demolendo in 24 ore Gigaton, ha detto che è un disco sperimentale, è una canzone sperimentale, Never Destination. Non so, si vede che esistono varie copie di Gigaton che io non ho sentito, alternative, ma questo è un pezzo totalmente per jam. Di più, totalmente Eddie Vedder, non totalmente, proprio Eddie Vedder, ricorda abbastanza Swallowed Whole, che è comunque uno dei pezzi un po' più fiacchetti di Lightning Bolt, uno di quei pezzi che hanno suonato giusto nel tour e poi l'hanno risuonato 2 o 3 volte, facciamo aspettare dei 5 anni, Swallowed Whole non verrà neanche più suonato. Quello però, anche in questo, quello che però a me piace molto di Never Destination è una parte dove vengono ringraziati Bob Honey e Paul Thoreau. Bob Honey è personaggio non realmente esistito, quindi fittizio, creato dalla fervida immaginazione di Sean Penn, che ha scritto 2 libri dedicati a questo personaggio che è uno che va, un serial killer che va a uccidere gli anziani con un martello. Ora, Sean Penn è un personaggio di estrema sinistra americana, al di là del regista, di Into the Wild, di grandissimo attore, però è di estrema sinistra. Questi libri hanno fatto non solo incazzare quelli di destra, che vabbè, ovviamente repubblicani, amanti delle armi e quant'altro, ma hanno fatto incazzare parecchio pure la gente di sinistra americana, perché questo personaggio che Eddie nomina, appunto, è
Questo Bobone è uno che non le manda a dire, cioè dice tutto quello che gli passa per la testa, mandando a fanculo il mondo intero. Ora mi sfugge un po' il perché di vado a citare questo personaggio fittizio. L'altro che cita appunto è Paul Thoreau, che è un grande scrittore americano. Qui non cita alcuna opera di Paul Thoreau. Paul Thoreau è uno di quei pochi che è andato a intervistare Sean Penn per l'uscita di questi due libri. E quindi da qui c'è il link di ringraziare sia l'uno che l'altro. Il testo però è molto semplice per il resto. Ha delle belle idee, delle idee strampalate, strampalate, perché penso comunque che insomma, c'è delle idee un po' strampalate quando parla dei Leviatani. È molto, quella è la parte anche molto bella secondo me, però il pezzo francamente è un pezzo rock, sì, è un pezzo Vedder, sì, è un pezzo che però non aggiunge nulla, ecco, e quello è il problema di Never Destination, non aggiunge nulla alla produzione che hanno fatto i Pearl Jam. Ma niente, e come? Non me ne voglia Matt Cameron, che io adoro. Nulla è come Take the Long Way. Il pezzo ovviamente più fragile per me, secondo me, di Gigaton, scritto testo e musica da Matt, sembra una canzone, a me mi ricorda No Attention dei Soundgarden, ma manca tantissime cose. Il ritornello sì, è di quelli un po' semplici che riesce a comporre Matt Cameron quando lavora per la band. Nulla di memorabile, il testo è francamente archiviabile sotto i peggiori testi dei Pearl Jam. La canzone sì, dopo qualche ascolto entra un po' più in circolo, devo dire. Quando ho sentito la prima volta Gigaton ho detto cazzo, no, no. Perché poi dopo ti entra un po' più in circolo e dici, va bene, ci sta come pezzo, c'è una piccola curiosità, c'è Megan Cradle delle Lemolo che suona che canta, fa i cori, ed è la prima volta che è uno special guest, cioè in un disco dei Pearl Jam a livello proprio di voce. Questa è la curiosità del pezzo. Josh Evans ha detto in un'intervista, non so se Matt l'avesse scritta per i Soundgarden. È molto molto assimilabile ai Soundgarden dell'ultimo King Animal, quindi secondo me è qualche idea. Tra l'altro lui l'aveva già registrata a Ballard in un suo studio personale, Matt, senza Eddie. E sì, è uno di quei pezzi un po' alla Get Right. Non voglio dire che sia proprio pessimo, pessimo come Get Right, ma ci si avvicina parecchio, purtroppo fa diminuire un po' il buon vibe che si era finora instaurato con tutto il disco, però insomma dura 3 minuti e mezzo, si poteva fare di meglio, si poteva togliere, ma fa lo stesso. Segue Buckle Up, l'unico pezzo scritto totalmente sia musica che voce da Stone Gossard. Ed è incredibile pensare allo Stone Gossard di 29 anni fa, là con riff di Alive, Even Flow, insomma era il guru un po' dei Pearl Jam Stone, a come sia cambiato, è il componente che più è cambiato a livello anche di sperimentazione sonora. Semmai a Stone venisse in mente di prendere le redini, di fare un nuovo disco lui come Deus ex machina dei Pearl Jam, riappropriandosi dello scettro tolto via tanti anni fa da Eddie, questo disco possibile dei Pearl Jam sarebbe una roba folle. Perché Buckle Up, a parte il testo che parla di un assassino con le mani sporche di sangue, tutte delle immagini forti, ma chi conosce abbastanza bene i testi di Stone, anche Rival per dire così, sono testi molto strani, molto privi di connotati diretti proprio, quasi delle vignette molto strane come
subito avrei capito subito che era di Storm, anche solo leggendolo senza saperlo. La musica, anche lì, è una roba di quelle un po' già sperimentate. Nel secondo disco solista di Storm, Moonlander, che è stato pubblicato nel 2013, c'erano delle soluzioni un po' simili a queste, molto acustiche, una base acustica, un po' up tempo, ma comunque rimane una ballata. A me ricorda un po' We Walk dei REM, o anche qualche cosa di quel indie rock che andava abbastanza forte nei primi anni 2000, quello acustico ovviamente, anche Broken Social Scene, roba del genere. Francamente è un pezzo molto, cioè, interessante, molto interessante. Spiazza, la voce di Eddie in primo piano arriva bene. Stone canta. A un certo punto, quello che sembra essere un kazoo è Stone che fa da 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 ed è Stone. Sappiatelo, Stone canta nuovamente in un disco del Pearl Jam. Canta coro che dura giusto quei 15 secondi, però è importante perché anche Matt canta in Take the Long Way. Fortunatamente nel mixing la voce di Matt è stata molto abbassata e si sente, però se lo sentite con le cuffie sentirete anche la voce di Matt, che è accreditato come voce in Take the Long Way, così come Stone è accreditato come voce in Buckle Up. Ovviamente la canta Eddie, cioè non è che la canta tutta Stone, però ecco, se adesso provate a riascoltare alcuni pezzi di Moonlander e ci inficcate in mezzo a questa ipotetica tracklist di 5-6 pezzi di Moonlander, ci buttate dentro Buckle Up, vedrete che funziona, sembra dello stesso disco. Molto interessante, esperimento sempre nelle coordinate comunque di una canzone, di una ballata, la ballata ritmata dei Pearl Jam. Non è che scardina le regole, non è niente di rivoluzionario, è interessante. Il prodotto finale è un po' così, insomma. Comes and goes. Qui invece è tutto Vedder, dalla A alla Z, dalla voce alla chitarra e a nient'altro, perché c'è solo Eddie e la sua chitarra. Quello che mi ha fatto rivalutare il pezzo, che inizialmente mi fiaccava parecchio, perché dura 6 minuti e 6 minuti deve essere un maestro per tenere viva l'attenzione con solo una chitarra, anche Bruce in Western Stars, dico perché è appena pubblicato da poco, qualche mese, in certi momenti stanca quando c'è solo la voce e la chitarra acustica. In questo caso sono 4-5 versi. E poi c'è appunto il coro del pezzo. Quello che fa la differenza è quello che canta Eddie. Finché Eddie non lo dirà, io non lo dirò, perché non sono nessuno. Ovviamente leggendo il testo è impossibile che non pensiate a lui. Leggendolo in questa maniera è ovvio che il pezzo conquista, anche se lungo, e vi sembrava meno lungo, leggendo la traduzione. Vi sembrava meno lungo perché le parole di Eddie sono veramente bellissime, sono tra le più belle di tutto Hiligantonio. Il pezzo, se volete, può essere un po' monotono, interessante notare che vada a citare la sua band preferita, quindi di Who. Non è un ballatone acustico tipo Just Breathe o roba del genere, no, questo è proprio un pezzo molto diretto. So che la band aveva provato a dargli un minimo di arrangiamento, ma alla fine sono ritornati da dove tutto era iniziato. Eddie in una stanza che ha inciso la canzone con la sua chitarra. Stop. E probabilmente era l'unico modo per affrontare non tanto la canzone in sé per come è composta, ma probabilmente per affrontarle il ricordo di Chris Cornell.
Lasciamo parlare di se mai, intanto non succederà probabilmente mai che ne parlerà, mai dire mai, però ci sono troppi segnali che portano a pensare che sia composta con Chris in mente. Potrebbe essere un errore, potrebbe non essere, potrebbe essere un errore da parte mia nel valutare questa cosa, ma penso che Cornell sia il destinatario di questa lettera, di questo messaggio che Eddie vuol dare in questa canzone. Non entro ulteriormente nel testo perché non vorrei appunto trovare indizi laddove non ci sono, o dare indizi dove non ci sono, anche se per me sono chiari e praticamente univoci. In questo contesto, quindi ricordo l'amico scomparso che ha bloccato di fatto per un anno Gigaton, i lavori su Gigaton, e non è un pezzo da tralasciare, è un pezzo veramente intenso. Seguo Retrograde. Retrograde è un pezzo strano, nel senso che è l'unico scritto a MacReady. L'unico scritto da MacReady, parte con un intro che siamo nelle Zeppelin, quelli più acustici, quelli di Thank You per dire. E so che c'era una trentina di take iniziali che avrebbero potuto costituire l'intro di questo pezzo. I rumori che sentite di Whoever Said all'inizio, i rumori, quei 30 secondi iniziali prima che inizia il pezzo, sono presi da un mix, ovviamente che non è stato utilizzato, di Retrograde. Quindi è un po' come tutto quanto, ormai stiamo arrivando alla fine del disco, come sia un cerchio, comunque è molto interessante questo. È scritta da Mike Retrograde. La cosa stranissima è che mi ricorda delle ballate dei REM come I Take the Rain, che è un pezzo presente in Reveal. E non sapevo dell'amore di MacReady verso gli R.E.M., come dicono gli americani. Mi ha stupito parecchio. Non avrei mai pensato che Mike sarebbe riuscito a comporre una canzone che parla ovviamente del cambiamento climatico, che è uno dei temi preponderanti presenti in Gigaton. È molto interessante per me, è già un hit dei Pearl Jam. Ho però qualche dubbio che non lo diventerà mai. Rimarrà tra i grandi pezzi dei Pearl Jam, di alcuni fan, perché è molto strano, questo pezzo è un pezzo che piace molto o lascia un po' indifferente, a me piace molto. E, per me è bellissimo, ha la statura del classico, ma di un classico mancato. Non so come spiegare in altre parole, la penso così. Per me nel mio cuore è già un classico dei Pearl Jam, ma sono sicuro che con tanti fan diranno, ma cosa stai dicendo? Non è assolutamente così. Per me il ritornello è struggente, è molto evocativo, bellissimo, la vedrei benissimo che cantate a Michael Stipe, e la parte finale dove Eddie ripete Hear the Sound con la sua voce che viene, e sarebbe stato molto bello sentirlo in Dolby Atmos, vero, in un cinema, queste canzoni, perché si prestano tantissimo a una resa atmosferica anche del suono. Speriamo che prima o poi venga mandato anche nel cinema, anche se ne dubito. Per me è molto bello, molto bello, molto bello Retrograde. Poi si finisce con River Cross. Allora, River Cross, molte persone hanno detto, dopo aver visto Vedder nel 2019 a Firenze, che non è stato come il 2017. E sono d'accordo totalmente. Perché? Perché di base lui ha iniziato il concerto del 2019 con River Cross. River Cross è uno di quei pezzi che dopo devi fare delle canzoni talmente potenti per farti dimenticare la sensazione che ti ha lasciato, che era molto difficile per Eddie nel giugno dello scorso anno riuscire con una sola chitarra. Se inizi così, boh, hai già finito. Cioè, sei già arrivato al livello più alto.
River Cross è una infatti delle chiusure più alte di sempre dei Pearl Jam. Ovviamente chi era abituato a sentire le versioni in bootleg con Eddie e l'organo e basta, qui è molto diverso, perché non c'è solo Eddie con l'organo, c'è anche qua Jeff ancora che suona la kalimba, Stone che fa qualche linea di chitarra, la batteria di Matt, nonostante questo è fantastico, è struggente, e il pezzo proprio che uno si sente un tutt'uno con la band, o meglio, anche in un tempo così difficile come in quello che stiamo vivendo, e qua riesce a capire la forza delle loro canzoni quando ci beccano, darti la motivazione per andare avanti, e questo è proprio una canzone che ti dà motivi per continuare a sperare nel futuro. Il testo è fantastico, 2/3 del testo erano già noti. L'ultima parte, che anche qua si critica il governo americano, è fortissimo anche nel messaggio, molto diretto, però è talmente bella questa canzone che temo, purtroppo mi dispiace, ma non riesco a trovare canzoni per rendere al meglio la bellezza di questa canzone. Nella versione full band sicuramente acquisisce spessore, ci sono dei richiami al Peter Gabriel solista, ma non solo, anche ai Prima Genesis come suono, e è un suono inedito per i Pearl Jam. L'ultima parte del pezzo mi ha ricordato addirittura The Face of Love, la canzone incisa da Eddie insieme a Nusrat Fateh Ali Khan per la colonna sonora di Dead Man Walking nel 1995, con delle, sembrano tablas addirittura suonate, ha un pathos straordinario, è uno dei migliori finali di album dei Pearl Jam, rappresenta anche di base quello che è tutto il messaggio di questo gigaton, cioè è un disco di speranza, un disco così di speranza che i Pearl Jam non ne facevano da Yield, secondo me. A livello proprio di contenuti che riescono a far sentire speciale e unico l'ascoltatore. È una cosa che non succede con tante altre band. Io ovviamente sono di parte, però qui non c'entra più essere di parte, essere fan o non essere fan. È avere un cuore, nel senso che ci sono certe canzoni che ti arrivano direttamente al cuore. Non c'è bisogno di uno che te le sta parlando come io sto facendo adesso, non c'è bisogno di nessuno che scriva delle righe anche stupide dopo averle ascoltato solo 3 volte in croce, demolendo una band con 30 anni di attività, fondatela voi una band, andate avanti 30 anni a fare dei buoni dischi, teste di cazzo. In definitiva è un disco pieno di speranza che arriva in un momento che, guarda un po', di speranza ce ne vuole parecchia, che arriva in un momento il cui tempo per ascoltarlo non manca, e quindi la cosa che secondo me è più importante è appunto ascoltarlo da soli, con le cuffie, in tranquillità, con i testi sotto, pure quando li avete già imparati a memoria, però ci sono dentro molte sfaccettature, una band, questo disco, questo gigaton è il documento che i Pearl Jam sono ancora vivi. Loro onestamente dopo Lightning Bolt avrebbero potuto continuare a fare altri 5-6 dischi, vale a dire fino alla fine della loro carriera, pressoché identici. Nessuno ne avrebbe fatto una colpa. Quasi tutte le band fanno così. Arrivati ai 50 anni più o meno, boh. Loro invece, la cosa più importante di sto disco è appunto la voglia loro di non sedersi sugli allori, la voglia di loro di rimettersi in discussione, la voglia loro di raccontarci qualcosa del presente, come non succedeva da un po' di tempo, perché gli ultimi dischi di Pearl Jam, sebbene per dire a livello di liriche forse, le liriche di Eddie in Lightning Bolt sono anche migliori, però non parlano di un presente
che stiamo vivendo, e non parlo adesso proprio di questo che stiamo vivendo, ma di un periodo storico come questo. Parlavano più del rapporto tra la vita e la morte, quelli di Bay Spacer non ne parliamo perché a eccezione di qualcuno erano tutti molto easy, c'era Barack Obama. Ecco, una cosa importante da dire, ovviamente per l'umanità se Trump venisse rieletto a novembre sarebbe un bel dramma, ma i dischi migliori per Gemma li incidono negli ultimi 20 anni, li hanno incisi quando le amministrazioni americane, chi c'era il governo, non li rappresentava. Ormai questo è un dato di fatto. Quindi, una buona notizia, se Trump dovesse ritornare a essere presidente americano, i Pearl Jam il prossimo disco, a meno che non lo pubblichino tra 20 anni, che allora sarà un altro grande disco, seguendo la metrica loro. E quindi loro, insomma, in questo disco non è un disco perfetto, e qua ci abbiamo verso la conclusione, non è un disco perfetto, non è un capolavoro, è un disco buono, e ogni tanto più che buono, in certi momenti è più che buono, e ci spiega qualcosa in più del presente che viviamo, cosa non da poco. Sono sicuro che dopo ripetuti ascolti molti fan lo riusciranno a apprezzare. Non è detto che tutti lo apprezzino, perché è un disco comunque un po' strano per i Pearl Jam, ovviamente senza essere loro Kid A. È un disco che comunque va ascoltato più e più volte per comprenderlo, perché è molto lungo proprio. E quindi essendo molto lungo, ecco, e qua appunto andando a trovare un punto a sfavore, si può dire. Cioè voglio dire, a chi non piacerà molto sto disco, forse perché i pezzi sono un po' troppo lunghi. Avrebbe giovato forse un compromesso. Non dico farlo produrre a Josh Evans e poi chiamare Brendan O'Brien che vada a mixare allora. Però dovevano forse un attimo pensare a tagliuzzarlo un pochino, oppure a un cambio di tracklist. Qui la butto, eh. Ci sono 12 pezzi, durano 57 minuti, qua mi prenderò delle critiche, ma fa lo stesso. Potevo farlo arrivare a 13 pezzi, 60 minuti, e nel lato B, invece di fare 4 ballate una dietro l'altra, che forse è un po' pesante, non per i pezzi in sé, forse l'unico dei 4 finali, l'unico in più è Buckle Up, a dire la verità, però se ci avessero messo dentro un'altra canzone rock, facendola arrivare a 60 minuti, 13 canzoni, spezzando la sequenza di 4 ballate, semmai aggiungendosi, perché no, Candy Limey, che alla fine è stata la povera bistrattata da sto disco, che l'avevano annunciata come il primo singolo e poi non c'è, come vedete. Io l'avrei inclusa, avrei comunque incluso un altro pezzo rock alla fine, verso la fine, che spezzasse la catena delle 4 ballate, perché quello lì è l'altro punto un po' che devo dire mi lascia un po' perplesso, nel senso che 4 ballate di fila sono un po' tantine, o ne segui una o ci metto un pezzo rock dentro. Un disco buono, come dicevo prima, a tratti più che buono, riconsegni per Gemme in un momento storico difficile, che grazie alle loro canzoni riusciremo a capire un po' di più di questo periodo, anche grazie a questi testi e a queste canzoni che ci riusciranno a accompagnare in questi periodi, nell'attesa di vederle dal vivo, perché sono sicuro che molte canzoni cambieranno aspetto e diventeranno più o meno preferite dai fan a seconda della forma che effettivamente prenderanno dal vivo. Quando queste canzoni debutteranno dal vivo non è noto. Speriamo di darvi notizie positive prima possibile. Non si sa nulla per quello, c'è solo da sperare. Bueno, ci sentiremo in una prossima video recensione. Non dico del prossimo disco dei Pearl Jam, perché altrimenti io in agosto compio 40 anni e faccio in tempo, se vanno avanti così, ogni 6 anni e mezzo, io qua da 50, quindi insomma, speriamo di sentirci presto e ascoltatevi Gigaton.